terra maternali pronto soccorso Guido Grignalfini, neo direttore generale dell'azienda sociosanitaria Lodigiana, ha scelto i suoi collaboratori più stretti. Li ha presentati nella sala delle riunioni del vecchio ospedale di Lodi, sede della direzione aziendale. Si tratta di Silvana Cerinzone, residente a Lodi da 22 anni con una consolidata esperienza in agenzie e aziende sociosanitarie del sud milanese. Sarà lei a fare da referente per le questioni sociosanitarie del territorio. Il milanese Giovanni Monza, con esperienza in Brianza, si occuperà invece della direzione più squisitamente sanitaria della struttura complessiva del sistema ospedaliero lodigiano. Sarà infine Andrea Pellegrini a tenere le redini delle risorse economiche necessarie per far funzionare l'intera macchina sociosanitaria a servizio dei lodigiani. Parola d'ordine per tutti, come ha ribadito Grignaffini, lavorare in squadra mettendo in comune problemi e possibili soluzioni. Gli interventi più urgenti? Risolvere il problema della carenza di personale tra medici e infermieri, il caso più rilevante, la situazione di nefrologia e dialisi. Tenere sotto controllo i progetti finanziati con il piano di rilancio e resilienza. Definire la destinazione ultima dei quattro ospedali presenti sul territorio, quelli di Lodi, Codogno, Casal Pusterlengo e Sant'Angelo. Il primo incontro della nuova direzione è in programma lunedì 22 gennaio.